Tutta la gloria va al Signore Gesù Cristo per ogni cosa che Lui ci fa fare, non soltanto oggi, ma domani e tutti i giorni in avvenire. La gloria sia sempre al Signore. Amen. Stasera la mia gioia è grande, nonostante tutte le preoccupazioni che il nemico mi ha messo davanti ieri e l'altro ieri. Quasi mi aveva distrutto il nemico. Si era servito di alcune persone per distogliere la mia vita al servizio del Dio Onnipotente. Ma la forza sta sempre nel confidare di stare attaccati alla vite e al traccio. Stare uniti a Gesù Cristo. Confidare sempre incessantemente in cui nome Gesù Cristo. Ieri sera non ho fatto altro che pregare il Signore, non ho fatto altro che chiedere al Signore di allontanare tutte queste forze che si erano attorniate nella mia ombra visiva, nella mia ombra personale. E il Signore ieri sera ha fatto piazza pulita di ciò che era attorno alla mia ombra. Stamattina il Signore con grande potenza ha potuto farmi trasmettere un messaggio che ha acquietato la mia anima e il mio cuore. Questo messaggio ha riempito e colmato tutta quella lacuna che si era inserito nel mio involucro personale. Tutta questa gioia e questa potenza che avevo disperso tramite tutti questi problemi che si erano inseriti in me è stata ricolmata, portando tutto ai piedi di Gesù Cristo. Oggi la mia gioia è al culmine, nonostante il nemico che ha lottato, ma Gesù Cristo ha vinto e ha fatto vincere anche me. Anche se la mia voce sembra triste, ma il mio cuore è pieno di gioia. Gloria, gloria, gloria a Gesù Cristo. Miei cari fratelli, sorelle, amici, simpatizzanti, ciò che conta è essere fermi nella fede di Gesù Cristo. Per chi mi ha seguito tutti questi anni attraverso tutti i miei video che ho trasmesso in online, ha potuto constatare giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, quanto il Signore è stato grande a operare nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia. L'ultima grazia gli chiedo ancora al Signore, che possa anche la mia famiglia far parte
della casa e del regno di Dio. Questa è la mia gioia. Invito a tutto il mondo, a tutto l'universo che vedrà questo video, di pregare per la mia famiglia, che anche loro possano convertirsi, tutti, dal più grande al più piccolo, e piegare le ginocchia davanti al Supremo, Dio Onnipotente attraverso Gesù Cristo. Grazie, miei amici, miei fratelli, conoscenti, simpatizzanti. Grazie ancora delle vostre preghiere che continuate a fare per me. Sì, in questi giorni troverete il mio sito modificato. Ho fatto pulizia di alcune scorie che il nemico aveva messo. E ho voluto pulire completamente ciò che il nemico aveva fatto inserire. Ma la gioia più grande è che quando ho finito oggi di presentare il sito ho visto l'opera di Dio. L'opera di Dio che ha fatto ciò che desiderava il mio cuore. Grazie. Grazie mio Signore, grazie mio Dio, grazie mio Gesù. Perché tu sei l'Onnipotente, l'Onnisciente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili e invisibili. Ti ringrazio e ti lodo per tutta la vita e per tutta l'eternità. Ancora chiedo che chiunque vedrà questo filmato possa avvicinarsi a Dio ancora più forte, perché non ci resta altro che il Signore. Perché come vi ho spiegato, la vita è Gesù. Il tralcio siamo noi. Sei una vigna dove c'è la vite, il tralcio, e la vite viene tagliata, anche che è innestata in altro vita, non ha colpa il tralcio, che Gesù Cristo, se questa vite, muore. Ma se restiamo ferme nel tralcio e la vita e siamo tutto uno, la vita germoglierà, anche che sicuramente arriverà un tempo di autunno, che le foglie della vite appassiscono, diventano un colore marrone e cadono, ma la vite, essendo attaccata al tralcio, a suo tempo germoglierà, si inverdirà a una nuova vita. E produrrà secondo il volere di Dio. Perciò vi invito a tutti quanti a restare attaccati alla vita e al tralcio. Tutto l'unico sarà una sola persona, una sola vita e un solo tralcio. Se vi ho parlato in questo modo è perché possiate capirmi meglio. Ma chi in questa generazione ancora non può comprendere ciò che è la vita e ciò che è il tralcio, può capire, identificare
il traccio Gesù. E la vita siamo noi. Perciò, mie care, stiamo attaccate alla fonte della vita e al traccio, tutti in uno solo. Grazie della vostra comprensione, grazie del vostro amore, grazie della gioia che posso ancora comunicare con voi. Anche che la mia voce è rauca, anche che la mia voce è lenta, ma il mio cuore sta esplodendo di gioia, di amore per voi. Che possiate essere benedette oggi, domani e sempre in eterno. Adesso chiudete gli occhi e voglio pregare per voi una preghiera di benedizione. Chiunque sta guardando, chiude gli occhi e se può, insieme a me, preghi il Signore. Amen. Alleluia, Signore. Padre Celeste, Dio d'amore, stasera voglio pregarti e lodarti e benedirti tutti i giorni della mia vita. Ancora ti voglio pregare per queste persone, Signore, che vedranno questo video, che possono ascoltare ciò che Tu hai fatto nella mia vita, ciò che Tu ancora continui a fare nella mia casa, nella mia famiglia, e in ogni essere che è vicino a me. Ancora per quelli che sono in contatto con me, Signore, come Tu li aiuti e li rialzi di animo in ogni cosa. Grazie, Padre. Ti voglio pregare ancora per tutta l'umanità, Signore, per le vedove, Signore, benedigere, ancora per gli orfani, Signore, benedigere, Signore, ancora per i carcerati, Signore, benedigere, Signore, ancora benedigere tutti i missionari del mondo, Signore, la finanza, Signore, i carabinieri, Signore, la gendarmeria, Signore, benedigere ancora tutti i consiglieri del comune, Signore, di ogni stato, Signore. Benedici ancora, Signore, tutto il mondo completo, Signore. Signore, ancora ti voglio pregare per chi ancora non ti conosce, che possa trovare grazia e grazia in te, in Cristo Gesù. Manda il tuo angelo, Signore, che possa portare la buona novella a tutti quanti hanno bisogno di un conforto, di un amore e di una potenza tua, Signore. Sì, Signore. Grazie per questa gioia che metti nel loro cuore, Signore. Oh, Signore, ancora per ultimo ti chiedo che possa io pregare sempre per queste persone, Signore, bisognose, Signore. Donami ancora questo stimolo di poter fare del bene a tutta l'umanità. Ancora aumenta le mie capacità, Signore, che possa trovare gioia e amore per tutti, Signore. Espandi il tuo spirito su di me e su tutti quelli che mi circondano, e ancora per quelli che sono in contatto con me in online, Signore. Benedico, Signore, che possa essere una benedizione perenne per tutta l'umanità, Signore. Chiunque arriverà il raggio di questo video, Signore, in radio, Signore, loro benessere, felicità e prosperità, sia fisica che finanziaria. Signore, grazie. Grazie ancora nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto e incoronato in eterno. Amen. Miei cari fratelli, sorelle, amici, potete aprire gli occhi. Nonostante la mia voce rauca stasera, il mio cuore non finisce di battere per voi, per l'amore che il Signore ha messo quest'oggi per trasmettere a tutti voi la gloria del Signore in Cristo Gesù, nei vostri cuori, che possa essere come una fonte di acqua viva, acqua che porta saggezza, onore e potenza nei vostri cuori. Nel nome di Cristo Gesù,
e l'ha benedetto e incoronato in eterno. Amen. Pace a tutti, che Dio vi benedica. Amen.